Game of Thrones! Ma qualcuno ancora sa ricorda sta serie? Perché io sì! Pensavate che me la fossi scordata? E invece no! Siamo arrivati alla terza stagione, a quella! So già passati 2 anni dalla fine di GOT, oh. E 1 dall'ultima puntata che ho fatto. Ma sto ancora qua, a fa sti video. Perché dovrei? Perché voglio finirle tutte! E via! Con la sigla! No! Ricominciamo subito con la fine della stagione prima. Sam, l'uomo che fissava le estranei e che poi scappa. Corri che te fa bene, bravo. Corre. Incontra un fratello corvo, guardiano della notte. È una comparsa, quindi ha fatto una finaccia come giusto che sia. Sam no. Sam dribbla gli albini birichini. Grandi citazioni a Ned Stark per non dimescordare. 5 minuti di Sam basito. Basi Sam è uno zombettino random, va contro i doveri contrattuali. Vuole ammazzare un personaggio ricorrente. No, non c'ha senso che sopravvivi così, dai. Pure tu c'hai ragione. Ma no. E Spettro Ghost se butta contro lo zombie. Presenze sovrannaturali che si combattono. Però lo zombie niente, oh, vuole Sam. Ma si preoccupi prima del canide gigante che gli ciancica le gambe, mi scusi. Dulcis in fondo gli danno fuoco. Ma quanta cattiveria. E chi è stato? L'orsetto Geor Mormont! Grazie assai, sensei senpai! Sì, sì, l'hai mandato i corvi per avvertire tutte cose, gli estranei, i bruti respingimenti, un casino? Quindi sì, chi t'ha già consente? No! L'unico compito che avevi. Avevi un solo compito. Solo uno. Toccherà a Ned de persona ad avvertirli del pericolo. Perché entro la fine dell'inverno, al di là della barriera, saranno tutti morti. Sbrighiamoci! Ma piatela con calma, sii tranquillo. All'inizio della terza stagione, voi dice. Sti pupazzi. Sigla! È passato più di un anno, vediamo un po' che cazzo fanno. La terza stagione. Mi manchi, mi manchi. Io continuo a editare, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire vederti vincere e gli altri morire. Mentre ripenso alla fine che t'hanno fatto fa. Mi manchi. Potrei pensare che te sei cercata, ma mi ingannerei. Sei stata l'unica tra le regine, l'alto fuoco delle mie cantine. Mentre mi guardo intorno e sento che mi manca. Eravamo rimasti... Ni? Poi se siamo disintossicati, no? Da Gianluca, il lord delle ossa, e gli Grit. E... John inserire cognome! Quanto tempo! Più di un anno sembra quasi. E tutti insieme sono arrivati al più grande campo rom della storia. L'accampamento dei bruti, dove risiede Mans Rider. Re al di là della barriera, delle mura che proteggono la civiltà. E chi ci sta fuori dalle mura, infatti? I giganti. Benvenuto a Paradise Park. Il signore abbondante mi sta citando martellone. Non lo fissa troppo, se no fa così con te. Perché? Sono timidi. Ah! Walk of shame per John. Ha fame! Te regalo un sercio, tiè! L'unico corvo serio è Eileen! Mentre va al cospetto di Mans, che deve decidere la sua sorte. E finalmente lo incontriamo, Mans Rider! Proprio lui! Ron Weasley, 19 casse di birra d'ovo. Lui, Mans! Famolo un bocca nei bruti! Ha ucciso Corin il monco! Prendersela con un invalido non mi pare un vanto. Ah no, ho capito chi è. Me coglioni! E come hai fatto? Quando uomini più grossi di te non gliel'hanno fatta? L'obesità è una patologia, non mi pare un vanto. Ah, ma intendi possenti? Sai com'è? Mi piacciono quelli grossi, perché quando cascano fanno un bel tonfo. Semicitte. Semicitte di chi? Di mio padre.
Abbiamo scoperto le origini di Jon Snow, signori. Il vero padre è Tuco, del buono, il brutto e il cattivo. Perché se no Ned è un freebooter. E come ti chiami? Jon Snow. Ma nonna, il nome tre lettere e il cognome quattro. Se imporaccio pure l'anagrafe, mi faccia in bocca vostra grazia. Ma che cazzo fai così a caso? Stavo a parlare in piedi, tranquilli. Boh, non avresti dovuto farlo dall'inizio a sto punto. Me sono ricordato adesso. Tra l'altro io non so mens. Truffatore. Quasi. Tormund. Piacere. Arr. Sembro cattivo, ma soltanto bravo. Però meno, però, questo è mens. Ma è liuto? Sì, perché a Mens gli piace cantare, gli piace suonare. E liuto se l'è portato quando è venuto a vedere Robert Baratheon e Ned Stark alla prima puntata della prima stagione. C'eri pure tu? C'ero pure io? Che cazzo eri venuto a fare? Per curiosità. E sì, me l'avete detto in 7 miliardi milioni centinaia. Vabbè, in tanti. Che non è Mens. È Aberforth. Lo stesso attore. Da lasciata la capra. Eccola. No! Anche io sono stato guardiano della notte, lo sai? E un tempo Corin era un mio confratello. Quasi un silente. Quindi cosa spinge te a lasciarli? Perché lo fai? Perché voglio essere libero! I want to break free! No, quello è Eren! Mo perché hai visto il gigante qua fuori ti sei inventato sta cazzata? Te lo ripeto, ma non guarda a me, guarda quello con l'ascia! Perché te vuoi unire a noi? Per far come Piton? La spia? The Park Crow? Guarda che io sono le Gilibets! Basta! In principio c'era Craster. Uno che viveva con le figlie, mogli, nipoti, lascia perdere, ci voglio pensare. Anche se ci torneremo, porco zio, l'eclisse gli succede là dentro, lo sapevo chi è. Bene, portava un piccolo angelo nella foresta. E lì ho visto le cose. Le cose? Eh sì, l'ho detto al capo mio. E ho scoperto che lui sapeva tutto. Ma no, te giuro. E ho capito che faceva parte del sistema. E voi no, spacchiamo tutto. Aspetto la barriera. Fammi in bocca. Sì. Dategli un altro mantello. Prima go gonfino. Cambio scena. Approdo della regina. No, della censura. Bron fa le bronnate. Sei pronto? Sono pronto, sì. Ma viene interrotto. Podrick, levati o te metto a te sul letto. Ma Tyrion ti chiama urgentemente. Io con qualcosa devo farlo adesso. I fan lo pretendono. E Tyrion, pure Lyrion, eccolo qui. C'ha gli stress post-traumatici real. Dopo la battaglia delle acque nere. Perché è stato tradito dai suoi. Da Ser Mandon Moore. C'ha lo squarcio in fascia che molopiano per un fan di Final Fantasy 8. Stato salvato da Podrick. Sì, è uno spieghino. E anche se lui è l'eroe che ha preso in mano Manina la situazione e salvato la città, appena sveglio si è ritrovato in quarantena aspettando il vaccino che lo immunizzi dalle paranoie derivate dalla sorella che lo vuole far secco. Lui pensa. Bussano alla porta. Chi sarà mai? Cesira! Andiamo a vedere? No! Apri subito a Cesira! Ma perché c'è pure la guardia reale che mi evoca flashback brutti? Sono la regina. Io valgo. Tu, Tyrion apre, tutelandosi. Che vuoi? Ma niente, piatta un po' per culo. Cose che si fanno tra fratelli. Sarei contento di sapere che la città è salva. Grazie a me, a nostro padre. Il destino di Saitama. Non gli si riconosce un merito. E glieli fregano pure. Gne gne. E manco mi è venuto a trovare nostro padre. Gne. Dai. Che c'è di fa con papà? Non c'ha nà quella pure rifiutata il vaccino. E sei una persona falsa che mi diffama, gli vai a dire le bucie. Tipo quando gli hai detto che ho fatto gonfiate botte quella servetta di 9 anni. Tu affermi. Ma l'hai fatto. E ha perso un occhio. È distratta. Che vuoi da me? C'hai paura che gli dico la verità? Che hai cercato di farmi fuori? Ma non è vero. Lo vedi? Le bugie hanno le gambe più corte delle tue. Non puoi dire ste cose! È body shaming! Poco body, poco shaming!
Intanto, de fori, Bronn e Podrick incontrano Ser Tarilmante. No, Ser Piromante. No, Ser Girofante. No, Ser Stigassi e Ser Comparsa. Come vedi, sta per finire in tragedia. Ma fortunatamente esce Cesira. A finite bisticcià, che ragazzini. Scattare, oh! Lasciando Tyrion e Bronn a fare due passi. Per te sono due, per me sono 4, 5, pure 6. E gli confida di aver paura per la sua vita, perché non conta più un cazzo peggio dei senatori dei Verdi. Non è più primo cavaliere. Appena tornato Tywin si è ripreso il titolo. Tutti i soldati suoi, come i corvi di pietra, le orecchie mozzate, sono stati mandati via. In sostanza, è rimasto solo con Bronn. Quante puttane passate insieme, eh? Che puttane? Il mio unichetto amichetto. Ma certo! No, niente di personale, ma mo io c'ho da fa. Sono diventato Ser Bronn delle acque nere. Delle fogne, sì. Acque nere. Va che stemmino. Catena fiammeggiante verde su campo fumoso. Investito, niente popò di meno, che da Re Joffrey in persona. No, sempre da Tywin. Per tenesselo buono, per mannarlo dalla parte sua. E tu ci sei andato. Dove? Dalla parte sua. Dipende. Quanto me dai? Il doppio. Il doppio di che? Ma che ne so quanto te pagavo? Questo spende manco sa quanto e la gente a fondo delle pulci muore di fame e di morbo grigio. Le iniquità sociali! Super guest star della terza stagione, Tom Hanks! Non è vero, è Davos. Naufragato in una zolla roccia delle cipolle in mezzo al golfo delle acque nere. So 4 giorni che sta qua, sopravvivendo grazie a cosa? Ci se crede? I granchi che trova! Veramente! Ricorrenti! Fermentati! E attende soccorsi coprendosi dal sole. Ma vuoi usare l'altra mano? È come proteggersi dalla pioggia con ombrello bucato. Guarda, infatti, c'è tutta la faccina margherita. Gli si è levato uno stratino di cipolla. Ma la puntata deve andare avanti. E quindi ecco i soccorsi. Oh! Ma prima un piccolo test. De che squadra sei? Del solo vero re! Joffrey! Sono quello morto. Rob Star, la buon'anima di Robert Baratheon. No! L'orgoglio mi impone di dire la verità. E come va, va! Servo l'unico vero re che la serie TV ha trattato malissimo rispetto ai libri letti finora, perché può essere che faccia quelle cose. E comunque, l'unico Stannis Baratheon! Bravo. Il misterioso salvatore si rivela essere Salladhor San. Per gli amici, Salladhor Chan. No, Salla. Quindi Scialla. Sciallancazzo! Mio figlio. Anzi, i miei figli. Dale, Allard, Marik. Devan? No, quello è vivo. Dai. Ma soprattutto quello che conoscete tutti, quindi parliamo di lui. Matos. Il mio piccolo ancio. Il mio cipollotto. Plagiato dalla donna rossa. Mannaggia, sono cattiva. Brutti momenti per tutti. Pure io non ho potuto fare all'amore con Cesira. Uguale proprio. E non nominare la regina. Stannis è vivo? Sì. Meno male. Ma non ha preso troppo bene la sconfitta. Si è chiusa a Roccia del Drago e non parla con nessuno. Gli passerà. Con nessuno tranne la donna rossa. Si è passata una rossa, mannaggia. Che ha dato fuoco a un altro po' di gente nella pausa tra la stagione 2 e 3. Per il signore della luce! Quindi mo il partito suo sta al 666%. E te che sei oppositore, se ci torni, ma Davos correrà il rischio, perché bravo, Davos, bravo, bravo. Andiamo dagli Stark. Yeah! E i Bolton. Meh. Che si preparano ad attaccare Arrenhal, dove l'universo converge sempre. I cicli di Roll, la risposta a tutto. Vanno contro i Lannister e la montagna. All'attacco! Se sono già dati tutti. Lasciandosi alle spalle una carrettata, letteralmente, de morti. E si come non c'è rimasto nessuno con cui piassela, piamosela con Kat. Ma cosa potevo vendicare? Hai liberato lo sterminatore di re! Ammazzamo lei! Portatela via prima che munisca il gruppo. Plot twistone, uno è sopravvissuto.
Aiutatelo! Così distraemo tutti da mia madre. E guarda chi è! Qyburn! Madonna, mica me lo ricordavo! Già da qua ciccia fuori! Fa troppo ride che sia stata la montagna a cercarlo da ammazzare. Lui è bravo e non ricambierà. Anzi, tornando ad approdo, Tyrion riesce a veder padre, che è attentissimo alle esigenze del figlio. Sono contento di rivederti pure io. Mi fa piacere che lo noti. Purtroppo mi hanno orribilmente sfregiato quando ho salvato questa pila de merda che chiami capitale del regno. E dai! Che vuoi? Sto a fare la SMR categoria timbri e programmando l'attacco a Roccia del Drago per finire Stannis, mentre manda i Tarly e la montagna contro Tallart e Glover, che hanno un pezzettone d'esercito del nord. Quindi c'ho da fa! Dopo tutto quello che ho fatto, perlomeno un grazie. Il grazie so roba per youtubers. Come? Tu sei un Lannisfrost! Allora voglio ciò che è mio di diritto! Castel Granito! La prima casa, quella di famiglia. Sì! Jamie ha indossato la cappa bianca, che è una roba tipo Bredin, se può sposare. E tu non hai detto niente. Complimenti, bella mossa. Che cazzo pensavi succedesse? No, rimango solo io come tuo, non lo dire, please, unico legittimo erede masculo. Le motivazioni di Tyrion sono inoppugnabili. Magari ce l'ha fatta. O lo convince o schioppa. Comunque va, eredita. Ma Tywin si riprende e, come ogni genitore che si rispetti accuratissimo, distrugge i sogni e le speranze di suo figlio. No! La ferita è profondissima, evidentemente, ti ha distrutto parti del cervello, peggio della sifilide, o non avresti mai il coraggio di chiedermi una cosa del genere? Perché? Come perché? Perché sei un No, aspetta, ho chiuso la frase. Un narcisista, egoista, pigro, lussurioso, senza onore, playboy filantropo. E ringrazia che non posso provare che tu non sia mio figlio, perché ci sono i dubbi, Joanna e Iris. O non andresti in giro a pavoneggiarti col leone dei Lannister? Ma sono un pavone o un leone? Un paone! E sei pure nano! Tywin, pusso via. No, ma gli vuole bene Tywin a figlio. Gente che c'ha i dubbi. No, per temprarlo. Poco chiaro, in effetti. Ecco Sansa, oh, che si gode uno dei rarissim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 i momenti di pace. Coshay, giochiamo a inventasse le cazzate. Per esempio, quella nave sta andando a Dorne per incontrarsi con dei sicari che poi torneranno e zaccagnano Joffrey de notte e lo fanno soffri con strozzo. Sì, che bello, eh? Tocca a te, non me pia, sore. E chi se ne frega? Va a me! È così che funziona, io sono la nobile della poraccia. Si fa come dico io, non me te fa condanna a morte, su. Capisci che la persona che sta cercando di evitarlo sono io, la stessa persona che prima o poi ti condannerà. Va bene, va bene. Quella nave vuole ritrovare motorino. Arriva dito corto. Finito il momento de spensi. Seratezza. Se splittano le coppie. Vai da Rossa, vai! Che tra meretrici ve capite! Mi scus? Cocco pro! Stitute! Allora? Allora cosa? Quando me porti via! Presto, presto! Fidati di me, Cat 2.0! C'ho le tortine al limone! Ma dovrai essere pronta! Sarai pronta? Sì! Pure Ross e Shay parlano un pochetto. Si raccontano le storie da strada, del marciapiede! Ce la siamo cavata piuttosto bene, tu ed io. Cosa dici dentro cotto, folle? E sorellanza a stecca. Buttaci un occhio sulla pupetta. Non come la servetta di Cesira di prima, però, eh. Non gli succederà niente. Mancava solo lei. Ecco la Calesbrix. Sulla Balerion. Questa nave si chiama Balerion. E ogni stagione che passa, Daenerys c'ha sempre più roba e Draghi sempre più grosso. Tiè, ti ricordi l'ultima volta nella Casa degli Eterni? Che mo so contento per loro, gli faranno fare film stand alone. E chi c'è stato dentro quel film? Rob e Jon. E basta! Vicino a lei c'è pure Ser Simp. Prima che esistesse la parola Simp, Jorah, che si commuove vedendo la CGI che cresce sempre più in fretta. Ma non abbastanza.
Genitore accuratissimo un'altra volta. L'allegra combriccola è diretta ad Astapor, una delle città degli schiavisti. In teoria dovevano andare a Pentos da Illirio, ma prima una capatina al marketplace dei soldati per comprare gli immacolati, a loro e a chi ce l'ha mannati. L'esercito di schiavi soldati con elmi di bronzo muniti di rostro, perché loro il rostro non c'hanno più. Dei poveri stagisti, cassa integrati. No, Calesbrinks, i cassi integrati sono gli Stark. Integrati dentro i casse da morto. Comunque sì, per questo li compriamo e non li ingaggiamo. Non mi sta bene, ma ci servono. Te sono rimasti quelli di Erdigar che uccide i Dothraki. Servono più forze. Ma purtroppo per Jorah, la Calesbrinks è abituata a fa come gli pare e non vede perché dovrebbe cambiare mo o in futuro. Quindi, Davos da Katarina è tornato dal suo Chosen One e vorrebbe parlare con lui. Dimmi, da solo? Siamo soli. Eh no, perché se sposti la telecamera, guarda chi c'è. Melisandre, la donna rossa, la sacerdotessa rossa, colei che fa levellà. Le piacciono i lunghi party sulla spiaggia e dare fuoco ai parenti di chi serve. E proprio su questo Davos si permette di dissentire. Fai come se non ci fosse. Ok, allora. Erano infedeli! Mi risulta un po' difficile farlo, maestà. Parli tu, parli. Che hai convinto il re ad andare in battaglia senza di me. Se fossi stata io, avrei potuto salvare quei poveri uomini avvolti dalle fiamme. Uomini anche giovani. Uno a caso, che invocava magari sua madre. Citte. Devi ammettere nessuno? No. Guardami in faccia. Uno tipo, tu figlio, il più matos. Tezzaccagno! Attenzione, attentato alla First Lady. Sventato. Quella donna è cattiva! Cattiva! Ping pong de scene, rieccoci ad approdo. Joffrey e la corte sua vengono scarrozzati per la città come pacchi giganti d'Amazon Prime, ma improvvisamente si fermano. E calla, a dogana, o peggio, altro sterco in faccia. Papoggi col fazzolettino bianco. Fortunatamente per lui, non sono gli odiatori seriali, ma Margaery, che c'ha la politica nella clorofilla proprio. Fa le mosse giuste. Occhio alla merda, eh? È tutto concime. Si è fermata per entrare in un orfanotrofio, per dare conforto ai piccioncini anciolettini. Mentre parla bene dei re e dei nobili, perché voi sarete pure poveri, ma siete ricchi dentro. Questo è l'importante. No che non riesci a mangiare mori di nedia, no. Ricchi dentro. Nel senso che per campà dovrò vedere l'organi? Sì! Con polmone tu 3 anni di rendita ti fai! Ser Merin è sempre scrupoloso nel suo lavoro di mette mani addosso alle donne e chiede al re. Gli do 2 pizze! Lasciala fa! Ce parlo io a casa! Ed eccoci a casa! C'è pure Loras, se vabbè. E c'è Sira! Tutti a cena, su! Ma non tu, Margaery! Non puoi sederti là! Perché? Non mi fa spiegare il motivo, dai! Guarda che io non sono l'accompagnatrice del re, Ho un mio regno! Ma da quando in qua i Tyrell contano? Da quando ve mandiamo 100 carri di grano al mese? Tradimento! Rinfacciamento! Te caghi sotto! Guarda, va in giro col giubbotto antiproiettile! Perché questo è la corazza, sì sì! Va in giro col giubbotto, Cesira! Dei tempi loro! Abbassiamo i toni! E se lo dico io è grave! Ti sei fermata a fondo delle pulci! Per fare cosa? Per passargliele? Margaery è tanto brava! Riesce a far credere ai poveri che i ricchi servano, mentre gli dà un po' dei soldi per rafforzare la sua posizione. Volevo dire, fa tanta beneficenza! È tanto brava! Non crede! Cesira si rende conto che i Tyrell sono bravi nel gioco del muore. Qua allenatrice che c'hanno. E una gocciolina di sudore si forma sulla sua perfetta fronte traslucida di porcellana. 50 dragoni d'oro su eBay di schiavisti. E la prima puntata della 3ª stagione del Trono del Muori finisce con Daenerys arrivata ad Astapor. Dai, un'altra città da devastare. E viene accolta da... Krasnys Mo Nakloth. Posso chiamarte Nuzloc? Challenge? No, posso chiamarte Kra? No. Kermit? Purtroppo Kermit parla solo valiriano antico, strettissimo colloquiale, e la Calesbrinks, mannaggia, non capisce. Quindi serve una traduttrice. E chi è? Un altro personaggione! Ma come stanno a bocca a tutti? Missandei!
presente Imo Kermit? Che sono gli schiavi, ma che si cose, gli avevo tagliato il pipino, dice che gli Immacolati sono forti, abbozzano così tanto che gli Spartani parano ateniesi. Tu gli dici quello che devono fare e loro lo fanno. Come li allenate? Una cosa simile alla Goghe? La Goghe preferite, questi schioppano su in chiave quando spaccano, lasciano fargli frega a cazzo a questi. Dice che non temono la morte. Sì, vabbè. Spettacolino di magia Ghish. Oggi era meglio se te mettevi in seconda fila. Guarda il capezzolo e voilà! Tanto che devi allattare. E allora? Ok, abbiamo finito, arrivederci, do cazzo m'avete portato! E te spiegano pure il trucco. Una storiellina per far addormentare i bambini, come fanno loro. Perché? Alla fiera di Astapor, penamone da d'argento, questi comprano un ragazzino e lo squartano davanti alla madre per perdere la loro umanità. Vedi che sta serie è tutta un Dark Soul, ci abbiamo pure YOLO! La Calesprings è sconcertata. Solo una moneta d'argento, po' ragazzino. Se sono abbassati i prezzi, come Bitcoin. Ma io c'ho una gabbia dei neonati, che ce faccio? E poi, solo una moneta per il dolore di una madre. Traduca. Che le può fare Misha? Ah! Ha detto Misha! Ma questa scena, ma che cazzo ci ha fregato la madre? Pagamo schia, Misha, che pare normale, ma tu come se sempre fatto dove andremo a finire? Dice di vendere la gabbia dei neonati. Quanti immacolati avete? Tanti così. 8. Ma questi solo sono più di 8, credo. È da tanto che non conto, contano per me. 8.000! 8.000 piccoli angeli uccisi! Sì? Ma voi siete gli assistenti sociali di Bibbiano? Comunque 8.000 neonati sono tanti! Ma allora? Dovrebbe salire il prezzo, scusatemi! Ci stanno meno bambini! Me state a scammare! Scammaris! La Calesbrinks riflette su quanto sia brutta la condizione degli schiavi. Perché lei, gli innocenti, li protegge! Guardala! Ci gioca con i bambini piccini! Meglio De Margeri, che brava! E passeggia mentre parla della libertà, Madonna al fiume Ngube. Non so. Com'è? Non so. Cosa c'è lì? Cos'è questo rumore? Chi è sto strozzo che entra col cappuccio? Hai rovinato tutto! La piccolina con la pallina. E beh, che devo fare? Il meme di Pokémon vecchissimo? Sì. Va bene. Charizard, scelgo te. Ma non è Charizard, è Scorupi! Una manticora! Attentato alla First Lady! Un déjà vu! La gnappetta è del Team Rocket! E non dà ascolto a sua madre! Bisogna lavarsi i denti! È sparita! E mo sta là! Che cazzo è, Rec? No! Perché le labbra blu, da trincatrice d'ombra della sera, e il fare le magie, ti fanno capire che è una sicaria degli stregoni de Pyat Pri, in loving memory. Beh, anche perché vivo nei libri. E gli manna contro la confraternita degli assassini per vendicasse. Ma chi è quello che ha rovinato il piano sequenza, però ha salvato la situazione? Watari! No! Barba Bianca! Sì, ma no! Barristan Selmy! Tu ricordi? Il capo delle guardie reali ai tempi di Robert, cacciato da Joffrey perché too old! Consigliato da Merry a sto punto, mi viene in mente, ma non credo. Perché in realtà l'idea è di Varys, quella di cacciare Barristan Selmy. Così l'ha potuto mandare da Illyrio, che poi l'ha mandato a servire Daenerys. Imboccano tutti sta terza stagione! Daenerys! Non sono riuscito a proteggere tuo padre Aerys. Dici il pazzo visionario bombarolo? Quello. Comprensibile, comprensibile. Non ti preoccupare. Poi ho fallito nel proteggere Robert, il suo successore, quando ho portato casacca proprio ignobilmente. E permettimi adesso di proteggere te. Quando comincio? Riflettiamoci un attimo. Già c'ho lui che s'accolla. Un rivale. Ma pure te, con sto curriculum. Ma pioppano tutti i vecchi. Perché? Daenerys, nata dalla finestra, bella, intelligente, affascinante, calamita de boomer. Fine. A presto con un'altra puntata. Perché mo che ho iniziato, torneranno una cadenza decente. Spero. E poi ve l'ho detto, ci aspettano tante cose belle, soprattutto a fine stagione. In questa puntata ci hanno presentato tanti personaggi. È pure giusto che qualcuno ci lasci.